Buongiorno a tutti e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale. Oggi vi propongo un progetto che avevo anche già realizzato qualche mese fa. Non è un progetto mio, è un progetto di Martina in Mind Books. Vi lascio qui sotto il suo canale, anche se sono sicura al 101% che la conoscete già tutti, e si tratta di 5 libri in un giorno. Progetto che devo dire viene particolarmente in aiuto quando si sta vivendo una giornata demotivante e uggiosa come quella di ieri e ho pensato che come cura il progetto dei 5 libri in un giorno fosse l'ideale. Di cosa si tratta? Semplicemente si scelgono 5 titoli dalla propria libreria, si dedica mezz'ora ad ognuno e poi un po' si tirano le somme su quali hanno catturato la nostra attenzione. Quali incipit o primi capitoli ci hanno, insomma, solleticato la fantasia e quindi eccoci qua. In questo caso io non avevo dato i titoli questa volta, avevo, insomma, dato degli indizi su Instagram, ma li avevo voluti tenere, insomma, così segreti, tra virgolette, a livello di titolo. Cominciamo dal primo titolo, romanzo italiano di autore vincitore premio Strega. Questo non era il titolo con cui ha vinto, e si trattava di L'età dell'oro di Edoardo Nesi. Devo ammettere la mia ignoranza, non conoscevo Edoardo Nesi, l'ho scoperto grazie a questo libro che ho ricevuto l'anno scorso durante un book swap. Questo testo racconta la storia di una famiglia attraverso l'impero industriale che questa famiglia ha creato. Quindi già partivo super interessata perché non credo di aver mai letto libri di storie familiari in cui la componente, diciamo, appunto di industria creata da questa famiglia avesse un ruolo così importante, quindi sono insomma, stata da subito molto curiosa. Questo libro è ambientato a Prato e si tratta appunto di industria tessile. Ho letto le prime 50 pagine nel corso di mezz'ora e è stato veramente una faticaccia staccarmi da questo libro perché intanto si comincia nel pieno di un'azione molto concitata e il primo capitolo è strapieno di dialoghi, cosa che mi è piaciuta un sacco perché mi sono sentita immediatamente coinvolta nell'azione, curiosa di sapere chi fossero questi personaggi, il tutto avviene di notte, quindi insomma mi è piaciuto perché mi ha subito catturata a livello di attenzione e soprattutto i personaggi mi hanno subito interessata. Quindi non sarà forse tra i libri che leggo subito per ovvie ragioni, dopo che vi racconterò le esperienze con gli altri libri, però mi piacerebbe che durante la primavera, io questo l'avevo già anche inserito, mi sa, in qualche TBR passata, forse quella autunnale. Comunque non avevo ancora avuto occasione di leggerlo, ma per come si sono messe le cose fin dall'inizio, poi mi piace molto che le linee temporali vanno avanti e indietro, quindi il libro si apre negli anni 80, ma poi subito salta al 2010, poi torna indietro, quindi mi piace molto perché sono quel tipo di libri che ti tiene anche attivo, oltre che coinvolto. Quindi, secondo me, nei prossimi mesi questo trova subito il suo spazio. Quello che troverà il suo spazio praticamente il mese prossimo è La biblioteca di mezzanotte di Matteig. L'indizio di questo era ultimo libro di autore che io amo molto. La biblioteca di mezzanotte parla di depressione, parla di una protagonista che tenta il suicidio e si trova tra la vita e la morte in questa biblioteca di mezzanotte, che è sostanzialmente una biblioteca in cui tutti i volumi sono variazioni infinite della sua vita e tutte le strade che la sua vita avrebbe potuto prendere, con anche la riflessione appunto se fossero più degne di essere vissute tutte queste variazioni o qualcuna di esse. Quindi tema che mi interessa da morire, Matteig è secondo me un maestro nel parlare di questi argomenti con una sensibilità veramente rara. Ho letto 52 pagine ed è stato veramente difficile staccarmi da questo libro. Sarà tra le mie prossime letture perché ora vedrete qual è il libro successivo. Non volevo cominciare subito anche questo perché ho delle letture in corso, ma appena ho finito quello che stavo leggendo, che sto leggendo in questo momento, proseguirò con questo. Il prossimo libro, che è l'unico che sto leggendo in formato Kindle, è anche entrato immediatamente, tra le mie letture attuali e si tratta di Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. L'avevo semplicemente definito un grande classico. In questa rosa di 5 titoli volevo includere un classico perché volevo un po' differenziare le varie esperienze di lettura e Orgoglio e pregiudizio, come ho già detto da poco, relativamente poco, vi lascio qui sopra il video dei 10 classici che voglio recuperare. Era tra i titoli che insomma mi ritornava sempre e non avevo ancora avuto occasione di leggere.
Ho deciso di inserirlo tra queste letture, mi sono divorata i primi 7 capitoli in mezz'ora e quando è stato ora di metterlo giù mi sono detta che non ero pronta a lasciare quei personaggi. Quindi dal momento che in questo momento avevo 2 libri in lettura, ma uno dei due lo avevo veramente appena iniziato e non ero totalmente coinvolta, mi sono detta molla tutto, prendi Orgoglio e Pregiudizio e infatti stamattina sono andata avanti a leggerlo perché mi hanno innanzitutto deliziata le atmosfere, questa campagna inglese, ma poi soprattutto i personaggi. Beh, Mr. Bennet è stato veramente amore a prima vista, cioè il papà delle ragazze, io lo amo. E, non lo so, tutto quanto, l'insieme di atmosfera, riflessioni sulla società dell'epoca, personaggi, veramente è stato un amore a prima vista e quindi questo qui è entrato già direttamente nelle mie letture. Per questo motivo dico che non potevo buttarmi anche subito sulla biblioteca di mezzanotte, ma una volta che ho finito la lettura che ho in corso e magari anche Orgoglio e Pregiudizio, sicuramente proseguo con Matteig. Poi ci sono altri 2 titoli che ho letto ieri sera. Il primo era romanzo leggero di intrattenimento con tematica, diciamo, girl power, e si trattava di La ragazza con la pistola di Amy Stewart. Questo l'ho ricevuto recentissimamente, infatti lo vedrete in futuro nel book haul di marzo, l'ho ricevuto durante uno scambio. È un libro che già avevo adocchiato, che mi incuriosiva molto. Si tratta di una storia ambientata negli Stati Uniti ad inizio Novecento, in cui, insomma, se ho capito bene, questa protagonista comincerà a farsi giustizia da sola. Il libro si apre con appunto un po' la presentazione di queste 3 sorelle che vivono da sole dopo aver perso la madre, hanno età tra i 35 la più grande e 14-15 anni la più piccola e insomma sono vittime di un'ingiustizia proprio nel primo capitolo del libro e da lì credo si dipanerà tutta la storia e prenderà credo una piega abbastanza inaspettata. Ho letto 36 pagine in mezz'ora. Però devo dire che, sebbene sia un libro veramente molto leggero e scorrevole, non mi ha incuriosita al punto che io mi sento di dover mollare tutto quello che sto facendo e leggere questo libro. Quindi probabilmente lo riprenderò nei prossimi mesi, magari in estate, perché mi sembra proprio il tipo di lettura che, insomma, dovunque sei, ti fai una pausa e leggi qualche pagina e insomma lo trovi godibilissimo. L'ho trovato veramente molto godibile, però appunto lo scopo di questo progetto è anche un po' identificare quali libri effettivamente prendano un po' insomma, la priorità sugli altri. In questo caso, sebbene appunto si tratti di un libro molto scorrevole e molto divertente, credo che aspetterò un pochino prima di riprenderlo in mano. Però, insomma, appunto, considerando che ero già incuriosita e avevo voglia di leggerlo, mi sono almeno fatta un po' un'idea del tipo di narrazione. Ultimissimo libro che ho letto ieri sera, lo avevo definito, credo, thriller bestseller di autore super famoso e ovviamente si tratta dell'Enigma della Camera 622 di Joël Dicker. Autore nei confronti del quale sapete già che ho dei sentimenti che definire contrastanti è poco. Questo lo avevo trovato l'estate scorsa quando ero stata in Italia in Book Crossing. L'avevo considerato veramente un colpo di fortuna enorme perché il libro era appena uscito e insomma mi incuriosiva un po', però onestamente non lo avrei acquistato e quindi averlo trovato così in Book Crossing mi dà la possibilità di leggerlo e farmi un'idea. Perché appunto dopo la verità sul caso Enrique Bear avevo insomma letto il libro dei Baltimore e non mi aveva soddisfatta pienamente. Io dico sempre che secondo me Joël Dicker è molto forte sugli intrecci, che però diluisce un pochettino troppo, ma io non sono mai convinta al 100% dai suoi personaggi, in particolare dai personaggi femminili, quindi speriamo che abbia fatto di meglio questa volta. Io ho letto 40 pagine ieri sera, c'è un personaggio femminile che potenzialmente ha attirato la mia attenzione e sto incrociando le dita che sia sviluppato. Come dico io, comunque, anche questo non sarà un libro che riprendo subito.
Devo dire che i libri di Joël Dicker io li riconduco sempre all'estate perché credo di averli letti sempre d'estate, quindi magari aspetto qualche mese e lo riprendo appunto come lettura estiva, perché no, da portarsi in giro assolutamente no, però in terrazza o al parco dietro casa si può fare. Mi sa sempre di una di quelle letture proprio super scorrevoli. Io ho sempre divorato le 600 e passa pagine dei suoi libri nell'arco di pochi giorni perché proprio il... sia lo stile che è un pochettino ripetitivo, quindi comunque ti viene da andare avanti molto rapidamente per andare alla sostanza. In più, il fatto che comunque gli intrecci, secondo me, bene o male li sa costruire, insomma, li ho sempre divorati in poco tempo, quindi vedremo magari nei prossimi mesi di recuperare anche questo e dargli una possibilità. Quindi questi erano i 5 libri che ho letto ieri. A livello di priorità, insomma, diciamo che Orgoglio e Pregiudizio e la Biblioteca di Mezzanotte li metto in cima. L'età dell'oro credo lo leggerò dopo, e poi magari La ragazza con la pistola e Joël Dicker a seguire. Comunque, insomma, li rivedrete sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ne riparleremo. Comunque, amore folle per Orgoglio e Pregiudizio, cosa che non mi sarei mai aspettata. Io non sono o non mi sento il tipo di persona che di fronte a questo tipo di classici in cui i matrimoni, le apparenze, l'etichetta contano molto, però effettivamente mi è sembrato di vedere subito oltre in questo romanzo. Mi è sembrato che ci fosse anche un ritratto molto ironico della società del tempo, delle aspettative nei confronti delle donne. Quindi, insomma, spero che vada avanti come è iniziato e di godermelo così come mi sono goduta l'incipit. Questo progetto sicuramente mi ha di nuovo un po' risvegliata nella mia passione di lettura e mi ha dato veramente di nuovo l'occasione di sbirciare dentro libri completamente diversi. Quindi grazie ancora Martina perché è un'idea bellissima. Io vi ringrazio tantissimo. Fatemi sapere se qualcuno di questi libri lo avete letto, lo conoscete, cosa ne pensate. E noi, se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!